Guarda, è una cavallina che sicuramente avete visto voi a Chilivani, ha debuttato 10 giorni fa. Montavo già qualche cavallo di Roberto, ora li ha portati a Chilivani, la conosco bene. Dopo il debutto è venuta avanti tantissimo. Anziché partita un po' male, qualche cosa ho sbagliato anche io, però andiamo, ce l'ha fatta uguale. Penso che possa migliorare ancora. A voglia, perché è partita male, si è dovuta riorganizzare, ha fatto un raccio finale, sì, poi la cavalla di fuori categoria. A tutti, quindi penso che oltre che migliorare sì, abbia già dimostrato di galoppare, anche perché questi, tranne quello che ha vinto quando li ha debuttato, sono quelli bellini, diciamo, che corrono sempre a 1000-1200. Quindi penso bene. Ritorni alla vittoria, una grande soddisfazione. Era ora. Federico, una grande soddisfazione, ti facciamo, anzi, un bocca al lupo a grazie farne tante mille, altre. Grazie mille, grazie a Roberto che mi ha dato fiducia a rimontarla. Complimenti. Roberta Masala, al training, la vincitrice, non so il nome, mi devo abituare. Ok, l'hai detto tu, allora l'imparo, chissà di pronunciarla anche le prossime volte. Ma non so quanto possa allungare questa cavalla, forse arriverà a 1400, ma non credo di più. Questi Kutai fan dicono che sono così. E sono anche cavalli che a 2 anni vanno bene anche in pista dritta, mi fa sperare bene per Villacidro. Sta crescendo, ancora non sa partire bene, miglioreranno anche su questo aspetto con questa corsa, speriamo bene. Sono contento per Federico, era da un po' che ne aveva bisogno per ritrovare un po' di entusiasmo. Adesso lavora per me a Chilivani, quindi speriamo di fare una bella accoppiata. Non per tutte le corse, però dove posso lo metto. Certo, ti ha premiato la scelta di portarli anche a Chilivani. Sì, sto iniziando a spostare un po' di effettivi a Chilivani, perché penso che ho avuto un po' di problemi a livello di personale, che chi va via, chi viene, quindi è stata anche una soluzione forzata, però spero che porti dei frutti. Complimenti Roberto per tutto, oggi scelte tutte azzeccate, ti auguro il meglio a te, alla scuderia Mundula. Diciamo che scelte che ci è andata bene. Vabbè, quando va bene anche azzeccate. Complimenti grazie, ancora. Grazie. Vinicio Mundula, per la prima volta ai nostri microfoni e telecamere, per celebrare la vittoria di questa puledra, insomma, seconda corsa in carriera. Abbiamo già parlato dell'aspetto tecnico con Roberto e Federico, ti chiedo perché l'hai scelta dal catalogo di Goff, scusate in curiosità. Perché era, secondo noi era velocista come genealogia e quindi abbiamo preferito insieme a Roberto, l'abbiamo presa proprio per questo, per provare a migliorare la nostra posizione nei cavalli. L'avete migliorata con una vittoria l'anno scorso Danielina, sì. quest'anno questa, però questa lascia ben sperare da ora in poi. Sì, sì, credo di sì, forse una pista dritta, forse anche a 1200. C'è tanto tempo adesso, soprattutto in partenza, però sì, sicuramente sì. Ne sentiremo ancora parlare. Sì, sicuramente. Complimenti, ricordiamo acquistata le Autumn November di sì. Goffs, anche lei, come un po' tutti i cavalli. E vi faccio i complimenti, avete spezzato la monotonia Kutu che fino ad oggi non aveva mai perso. Complimenti. Grazie a voi.